Continuate a parlare di governo del cambiamento con toni irrisori, se vi dà fastidio chiamatelo governo dello sfondamento, perché se non vi siete accorti abbiamo sfondato nell'indice di gradimento il 60%, e ci sarà un motivo, per carità, parliamo di indici di gradimento e di sondaggi, siamo in sintonia con il Paese, lo siamo anche in tutti quei problemi che noi ci siamo impegnati a risolvere, sono provax. Non si può semplicemente dire che vi è un mondo antiscientifico che si scontra contro il mondo della scienza. Onorevoli colleghi, stiamo parlando di bambini, stiamo parlando di genitori, e se c'è un sacrosanto diritto che un genitore si sente nei confronti dei propri figli è quello di garantirne l'inviolabilità del corpo, è quello di garantirne e di essere sicuri che l'atto che viene compiuto sia effettivamente per la sua salute. Noi con questi genitori dobbiamo... Ci avete mai parlato voi? Ve l'ho detto qual è la mia posizione, ma parlate con queste persone. Queste persone vanno convinte, non vanno obbligate. Chi concepisce il bambino come semplice prodotto, utero in affitto, come cosa da comprare, queste cose non le può capire. Ma ci sono genitori che in queste cose ci credono e lo fanno perché in cuor loro convinti di agire nell'interesse dei propri figli. Noi nei confronti di queste famiglie non ci porremo come fate voi, noi siamo l'elite illuminata e voi siete il popolo volgare che non capisce nulla. No, un atto di parità, noi e chi ha la mia posizione si impegnerà per far capire che effettivamente la posizione, come io sono convinto, giusta sia quella provax. È un altro modo di porsi nei confronti delle famiglie, nei confronti degli enti locali, ed è un modo che questo governo, onorevole Presidente, porterà avanti. Per questo motivo la Lega annuncia il voto favorevole alla fiducia al governo Conte. Grazie.